Allora, come motivarti? Vedi, quando la tua macchina non parte, qualcuno deve spingere, ok? Una volta che parte, dopo non dobbiamo spingerla per tutto il tragitto. Poi andrà. Possiamo insegnarti dei modi. Quando inizi a farne esperienza come parte di te, ti accende. Devi innamorarti di qualcuno o qualcosa. Se non trovi qualcuno, devi innamorarti di qualcosa. Qualcosa significa qualcosa per te. Ti sveglierai al mattino. Nulla significa niente per te. Dov'è la ragione per svegliarsi al mattino? Come ti innamori? Quando Shiva volle insegnare lo yoga al suo primo discepolo, che era sua moglie Parvati, lei era molto desiderosa di imparare la via dell'illuminazione, perché lo vedeva come un essere glorioso e voleva diventare come lui. Disse, come? Sono pronta a fare qualunque cosa. Shiva disse, nessun bisogno di fare nulla, vieni solo a sederti qui sul mio grembo. Lei esitò, perché, oh, non voglio essere coccolata. Voglio avere l'illuminazione. Lui disse, rilassati, vieni a sederti qui. Lei si sedette lì. Lui la trasse più vicino, non per i propri bisogni, per esaudire il bisogno di lei. E la trasse così più vicino, 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 e lentamente lei divenne una parte di lui. Quindi c'è una dimensione di Shiva che noi chiamiamo Ardhanari, in cui una metà è uomo, una metà è donna. Ciò che l'immagine cerca di dirti è che solo tramite l'inclusione, è solo tramite l'inclusione che la vita sboccerà. Se devi includere qualcosa in te stesso, deve esserci spazio, non è così? Se devo rendere qualcuno una parte di me, devo buttare fuori metà di me. Solo allora, ecco perché l'espressione inglese cadere in amore, non salire in amore, ok? Non stare in piedi in amore, non scalare in amore, cadere in amore. Perché una parte di te deve cadere. Solo allora ci sarà spazio per qualcos'altro o qualcun altro. Se l'intero te stesso cade giù, ci sarà uno spazio enorme. Puoi includere l'intero cosmo come parte di te stesso. Se almeno una parte di te cade giù, potresti innamorarti di un altro essere umano o un altro aspetto della creazione. Quindi, possiamo insegnarti dei modi per svuotare te stesso. Se una parte di te cade giù, quello spazio vuoto deve essere riempito con qualcosa. E quel qualcosa, che non è te, quando diventa una parte di te, quando inizi a farne esperienza come parte di te, ti accende. Perché adesso ciò che pensi è me, non è te. Solo un mucchio di pensieri, emozioni, idee, pregiudizi, non è così? Quello non sei tu. Quindi ciò che sei tu non è entrato nell'esperienza. Allora, come motivarti? Quando non lo sei ancora, come farti partire? Non lo sei ancora. Adesso tutto quel che c'è è un mucchio di pensieri, una nuvola di pensieri ed emozioni e ogni tipo di cose, non è così? Quindi ecco perché la sadhana. Devi venire a fare un po' di sadhana. Inizialmente qualcuno ti motiverà. Vedi, quando la tua macchina non parte, qualcuno deve spingere, ok? Una volta che parte, dopo non dobbiamo spingerla per tutto il tragitto. Poi andrà. Quindi all'inizio nulla di sbagliato nell'usare una piccola spinta. Tutti hanno bisogno di una spinta. Ci sono pochissime persone che possono spingersi da sole dal primo passo. La maggioranza ha bisogno di una spinta. Di tanto in tanto un calcetto qua e là. E il resto lo faranno.